di Cristiano Allan. Io amo l'Italia, apparentato ma solo un poco con il centrodestra, in realtà è un movimento che si presenta autonomamente, perché vogliamo partire dai contenuti e non dai contenitori, dove dentro c'è tutto e il contrario di tutto. Siamo l'unico soggetto politico che il 24 e il 25 febbraio promuove l'uscita dell'Italia sia dall'euro sia da questa Unione Europea, per riscattare la nostra sovranità monetaria e per promuovere il fronte dei valori non negoziabili in Italia. Allora, Magdi Cristiano Allan, la prima proposta che farete entrando in Parlamento? Il nostro obiettivo è di porre fine ad un crimine epocale che si sta perpetrando, ed è la trasformazione dell'Italia da Stato ricco in popolazione povera. Vogliamo la piena occupazione attraverso la restituzione allo Stato della prerogativa di emettere direttamente moneta a credito, senza essere costretto a indebitarsi per disporre delle risorse. Vogliamo un drastico abbattimento dei costi dello Stato, eliminando tutti gli enti superflui, le province, le regioni, ma anche le municipalizzate, le parificate, il Senato della Repubblica. Siamo uno dei pochissimi paesi al mondo che ha il bicameralismo perfetto, per poter ottenere un drastico abbassamento delle tasse. Abbiamo il più alto livello di tassazione al mondo, e mettere gli imprenditori che hanno a cuore il proprio denaro nella condizione di poter essere loro i protagonisti dello sviluppo. Magdi Cristiano Allan naturalmente la penserà in modo diverso. Allora, fermo restando il rispetto per dei valori non negoziabili alla vita, alla dignità e alla libertà di tutti, quindi compresi gli omosessuali, io prendo atto del fatto che oggi l'Europa è l'area del mondo che ha il più basso tasso di natalità, e purtroppo l'Italia è tra i paesi del mondo che ha il più basso tasso di natalità. Io amo l'Italia e favorevole al sostegno della centralità della famiglia naturale nella costruzione sociale, il sostegno alla maternità per incentivare la natalità degli italiani, perché storicamente la fine degli imperi e il tracollo delle civiltà è sempre avvenuto dal calo della natalità. Noi riteniamo che promuovere la natalità e quindi sostenere la famiglia naturale rappresenti oggi una emergenza nazionale. Il tempo solo di una battuta riguardo, prendiamo il caso di maggiore attualità, abolizione dell'IMU. Prego. Io amo l'Italia e contro qualsiasi tassa su beni acquistati con denaro già tassato, a maggior ragione sulle tasse applicate alla casa.